cappelli a funzioni, ci sono sindaci, ci sono ordini, c'è una community intera che punta via a gridare che la fibromialgia deve essere riconosciuta come malattia cronica invalidante, che deve essere inserita nei livelli essenziali di assistenza. Ci manca tutto il supporto, ci manca tutta l'attenzione, siamo persone fragili. Abbiamo dovuto interrompere la manifestazione per soggiogente con una malattia addosso, che il po' di stress purtroppo la domina dal punto da non farcela. E questo non viene purtroppo considerato. Vogliono fare un testo unico in cui mettere insieme tutte le patologie. È una vergogna. Ma che non fate, prendessero posizione e ne realizzassero uno, quello che deve essere da tempo reale per questa patologia, perché questa patologia manca di tutto, è necessario che si trovino i fondi per essere inserita nei livelli essenziali. La scusa è sempre la stessa, è un problema economico perché siamo tanti, il problema è che i politici non sanno che gli organi istituzionali, tecnici del governo hanno già predisposto una serie di situazioni di attività come stabilire i criteri di severità nei confronti di questa malattia. Una commissione lei ha dato già un parere favorevole, a me però tra loro non si parlano e di conseguenza quello che viene fuori è soltanto fare politica e volere visibilità nei confronti, appunto, giocando con questa patologia. È vergognoso, noi siamo stanchi, siamo stanchi perché la nostra cura, la nostra salute non è assolutamente garantita. Noi oggi qui rappresentiamo tutti i pazienti affetti da fibromialgia con sostenitori che ci stanno appoggiando e chiediamo che in legge di bilancio vengano nuovamente inseriti i fondi per supportare questa patologia. Chiediamo che non ci sia più una proroga a gennaio dei LEA, dell'attuazione dei LEA, perché un decreto aggiornamento già vede ed è previsto la fibromialgia all'interno dei livelli essenziali di assistenza. Chiediamo che ci sia immediatamente, aspettiamo da troppo tempo, dal 2023, dal 12 aprile 2023 che hanno messo il fascicolo all'interno di un cassetto perché siamo un peso economico e il debito del governo non può venire incontro alle esigenze economiche di questa malattia. Noi siamo persone, noi siamo cittadini, noi siamo gente che soffriamo già di un dolore che colpisce il nostro corpo, la nostra mente, e abbiamo necessità di essere aiutati, il vostro dovere, quindi basta più silenzi, è tempo più di aspettare. Mi è stato detto dal Presidente della Commissione che le cose importanti necessitano di tempo. Dal 2016 che è iniziato questo percorso di riconoscimento, dove le istituzioni tecniche del governo hanno chiesto supporto a noi associazioni, anche voi politici che avete presentato disegni di legge avete chiesto supporto per la stesura, e adesso dove siete? Che neanche ci avete risposto e ci avete dato le risposte, ci avete saputo dire che è importante l'amore, la fisicità, avere, considerare tutto